Ma è tutto pronto ogni? Mi sa che no, mi sa che non si avvia, Davide. Mi sa che è un cazzo, è tutto bloccato. Ma è partito o no? Ma è Pela No, che... Pela, ma avvia la live. ma non è Che dite, partito. regà? C'è Pela su AnyDesk che non ci sta a capire Ma cazzo. vogliamo fa finta di un cazzo? Non mettiamo countdown, sigla, niente, così. Vai, Dai, facciamo dai, dai. Guarda, a me ma regge, Che te lo cazzo dico. ci Siamo frega? 6 minuti, tu Cioè, non mi capito? dico niente, io Basta con queste magno. regole ogni volta, no? Non Che dico uno deve niente. autoimporsi. Rispondi a qualche messaggio su WhatsApp, Ma intanto non ci cosa? avete Rispondi a qualche Ma messaggio su cosa? WhatsApp, non è male. Capito? No, Io non lo vabbè. so, Dave, come occupare tempo, ne Ma bevi un po' di facciamo un po' most. di just chatting così a caso, che non Già fanno scazzatine, non male. mi deludere. Ah, Rispondi a abbiamo un nuovo tutti. nome per il canale Clip, vero? Ah, sì. Abbiamo deciso che sarà, da adesso in poi, si chiamerà Bello Clips. Clips! Detto questa cosa, quindi mo cambieremo sia il titolo, ma poi faremo anche l'intro, che se c'è la voce Davide fa Bello Clips. Dai, Sarà dai, beh, senti, stiamo a interessante. lavorare già troppo, intro, va. Già scazzatine, non ci deludere! Guarco. Esiste ancora Mr. Marra e i suoi pareri. Ma fa culo! Un decerebrato. Una persona meschina è un bullo del cazzo. Che fa un podcast? I ragazzi del podcast. Sono criminali, vanno fermati. Che beoti imbecilli, figli di puttana, rovina mondo. A ridere, trovarmi nei DM che implorano di fare confronto. Sei contro me. Perché l'invidia della gente colpisce sempre, no? Siamo alle 800 tutti 50 cazzi di contratto. Scommetto un punto, bello, che volete. Ho lavorato con Chiara Ferragni. Bisogna ammettere, ci si può sbagliare. Chiara, giù di Chiara. Mi sono resa conto di aver commesso un errore di cui farò tesoro in futuro. Mi ha fatto diventare famosa Chiara. Mi dite questo, a me risulta. Si possono generare degli equivoci. Chiara, sei rimasto affascinato forse da delle trescine, Fedez. Cileno brasilera. Ma tu sei cazzo parecchio da te. Sei la controfigura di Ornella Vanoni. Volevo te, pensavo solo. La sostanza stupefacente, chiamatasi Pensate. Ma chi è che non gli è mai passato per la testa a staccare la testa a una ragazza? Spera che tu non è entrato. Non è entrato il fatto che... Quando invece c'era la cinta, le donne si comportavano bene. È il cuore di un soldato. Mandami la storia, mandami la storia, visto che ti piace parlare, Marco. Parli col presidente. È un criminale. Dai, porca madonna. Se avessi dato le legnate giuste, ci avrebbe pensato due volte. Uniti! Mi sono sentito ostaggio dello Stato. Mi sono sentito ostaggio dello Stato. Voi criticate una persona che sta facendo qualcosa mentre voi siete lì sulla poltrona belli bella a criticare senza fare niente per questa società. Si dovuta da niente scusa di me perché era una parte da 3 anni. Il momento è fatto il capo, raga. Una volta a tutto quanto. Il momento è fatto il capo. Avete distrutto una vita. Non è finita. In Marretta non è finita. In Marretta. Corona non perdona. Uniti. Perché non ne parla? Oh, ritorniamo nei bar. L'ha fatto il Cerbero, la cosa che è successo al Gabrone? Perché non ne parlate voi del Cerbero Podcast Real? Perché se no l'ha fatta, mi sembra un po' strano. Aspetta che trovo il nasino rosso. Ma Mister Marra, il nasino rosso, così te lo invio qua da Singapore, te lo invio a Roma. L'hanno fatta la reaction. Perché non ne parlate? Eh? Perché? Perché? Visto che loro si occupano di tutto quello che succede nel web, che è stata una cosa un po' particolare, io non voglio esprimere perché non me ne fotte un cazzo fondamentalmente. Però la cosa è abbastanza un po' borderline per i comportamenti, visto che loro fanno sempre, no, i giudici dei comportamenti di tutti, soprattutto quelli che fanno gli RL. L'hanno fatta la reaction? Perché non ne parlate? Sono solo per curiosità, io non guardo il Cerbero, per fortuna. L'hanno fatta la reaction? Vieni qua, amore.
Ma che cazzo me ne frega a me del Cerbero? Porco Dio! Ah regà, non li conosco, non so chi sono, ma avete rotto il cazzo! Porco Dio, ancora che state a parlare con... Va! Va! Ma che stai a fa? The fuck to... I cani stanno arrivando! Oh no, regà! Oh no, oh no, oh no! Oh no! Rega e benvenuti in questa nuova trasmissione chiamata Perché non ne parlate? Io pensavo belli clips. Belli clips, che dite? Belli Klingons. Subgol e Panda in Thailandia, ragazzi. Ai 10.000 Royal Rumble in Thailandia. E che andiamo a fare in Thailandia? Faremo delle cose con la Pepsi che Paoletto piace fare, ma non lo so, sperimenteremo anche noi. Bene, bene, allora sarà siamo la prima fanboy Royal Rumble della storia del wrestling. Grazie Piatrone, grazie, questi siete voi. Da 50 euro a testa. Basta. Che è un gettone, che basta. Gettone di presenza, ci può stare. Ho capito. Ma sono serio, scusa. Oh regà, che dite, tutti belli uniti, state carichi. C'ha Simone in regia, facciamo un piccolo saluto. Bella, bella a tutti. Bello Klingon, bella, che dici? Stai bello in Klingonito. Vabbè, diciamo che hai già detto abbastanza. Sto col 3G. Sta Klingonito comunque. Sta Klingonito, sta. Allora, regà, giustamente questa sera c'è chi ha reclamato la nostra reaction al Gabrone, che era già in programma. Ah no, vi devo dire una cosa, effettivamente. Vai. Sono usciti i biglietti per il concerto dei Futurio il 4 aprile all'Alcazar. All'Alcazar? All'Alpapar. Madonna, ma erano negli anni primi 2000, erano famosissimi. Chi? I Futurio? Ma li aprite? Sì, sì, sì. Oh, crying at the discotheque. Allora, loro, sì. Ma c'è un link in chat? L'ho chiesto al sergente, perfetto, ma mi ha detto che non poteva, quindi non c'è. Mai, non potrà mai metterlo. Però vabbè, per ora si trova nella mia bio di Instagrams, okay. Ho fatto anche un post, okay. E poi da domani ci sarà il punto esclamativo biglietti per i biglietti. Bene. Struttura serata? Se beccamo all'Alcazar alle 21, che sta nel cuore di Trastevere. E tutti insieme, ovviamente anche voi siete invitati, ovviamente. Vabbè, ovvio, ma certo che... Ma poi ovviamente perché... Ma ci saremo, è ovvio, no? Alle 21... Sta col cazzo, te pare che oltre a perdere il concerto... Ma è ovvio che veniamo. Quella sera la live del Cerbero non ci sarà, ovviamente, per ovvi motivi, perché è alle 21. E niente, se becchiamo là, concerto e poi after show, cose inenarrabili... Altro che Thailandia! Esatto, diciamo così. Famo che se siamo capiti. Lady Boy, insomma. No, top. Sarà la fanboy Royal Rumble proprio all'Alcazar. Ah, abbiamo già fissata. Perfetto. Saremo noi i fanboy di quella sera. Beh, ovvio, per l'occasione. Esatto, dai, esatto. Allora, che giorno è, ripeti? 4 aprile 2024. Perfetto. Giovedì. Grazie mille, sette. Poneta, non lo so, forse sarà tra gli ospiti speciali. Mamma, non vengo. Cazzo, stamattina perché non ne parlate? Esatto, questa è una live per rispondere anche ad un ragazzo che ci segue molto. Molto, che si chiama Lucas Queen. Prince Queen. Lucas Queen. Queen. Lucas Queen, che segue molto il Cerbero e ci ha fatto una richiesta. Perché non reagite al Gabrone? In realtà era già in programma. Perché famo quello che ci va. Esatto, la reaction ci al sta Gabrone. Bicchiere Smoothie, grazie che ha messo il link dei biglietti su Top Dice. Top bicchierone, grazie su King. Dice FM. Grazie King. 4 aprile. Perché 21:30? È 21, ma si è vabbè, preso la libertà. Perché ha già capito che tanto arriverete in ritardo. Ha preso la licenza, giustamente. È buono dire anche il secondo luogo per chi recupera la live su YouTube, ovviamente, per il link qua in chat non c'è sta, quindi Futurio Instagram in di YouTube. Dai, vabbè, lo mettiamo in descrizione, YouTube. Commento in evidenza, insomma. Poi le solite robette da youtuber e dai, sta boicottando. Vabbè, ma mezz'ora dopo in effetti c'è stata, dai, è il minimo, il minimo. Cazzo stava di niente, che sì. Noi a fare le cose su richiesta non ci piace, no, ma c'era però programma. Visto che già volevamo fare, visto che già volevamo fare, ci ha fatto passare pure un po' voglia, cioè almeno a me. Bravo, bravo. Infatti quando l'ho visto, poi mi passa un po' voglia, capito? Quando l'ho visto ho quasi detto che palle, però vabbè, lo vedremo, ovviamente. Ha fatto la donazione in super chat sul canale di YouTube, ci ha donato 60 euro e 600 euro. Ah, ho letto 60. No, 600. Ah, ma c'hai i soldi, certo. Oh.
Dicevi, Simo? Il messaggio sottinteso di questa richiesta di Lucas King è che noi, essendo amici del Gabbrone, anche se ha fatto dei comportamenti brutti, non ne parliamo e se ne parliamo lo scusiamo e ne parliamo bene. E pensa se ne dovevamo parlare, male, poraccio, che abbiamo fatto? Sì, porco tu, ci sono 70 live sul canale contro il Gabbrone. Una spedizione punitiva, abbiamo sbagliato soggetto, tra l'altro. Potevi andare a prendere prelevati, poi NAS. Cioè, che cazzo devi fare? Ha proprio sbagliato soggetto, poteva dirlo, non lo so, su Chiara Ferragni, però insomma sul Gabbrone mi pare veramente stramba come cosa. Ma questo King, che ha scritto? Queen. Ha visto le vecchie live del Cher, poi vecchie. Ma io spero di no, guarda. Ma non lo so, secondo me voleva solo un contenuto in più. Ma quello che scrive Luca King è irrilevante, ma non ha capito un cazzo. Stiamo parlando di Luca Queen. King è irrilevante, sì, questo sì, è vero, sì, è un dato di fatto. Ok, Marra, fai una stream senza il mio nome nel titolo. Comincio a pensare che davvero il Gabbrone si esce e prende le mazzate. Potrebbe essere pure un lato del suo carattere a questo punto, raga. Ci può stare, una parafilia, assolutamente sì. Grazie mille. Comunque, prima partirei con questo contenuto imprescindibile. Pov, devi inevitabilmente giustificare il ritorno con il malessere alla migliore amica. Lol. Di ritorno con il malessere. Questi, diciamo che... caro mio Simone, stiamo diventando un po' vecchi per queste cose, no? Però malessere è tipo una situazione di rapporto tossico, una relazione tossica, ok? Cioè, il mio malessere è tipo il ragazzo che ti picchia, però sei attratto da lui, o che ti tratta male, ok? Ok. Però possiamo ampliarlo in generale a quando devi giustificarti di qualcosa. Appunto, torno con la mia ex dopo averne parlato malissimo. Ho capito. No? E avete deciso di tornare insieme? Ma perché era vabbè, i motivi sono burocratici, cioè non sto a definire, però era una cosa che ti chiedevo, come mai avete deciso di tornare insieme? Ma perché era vabbè, la cosa più bella è il do you know, perché giustamente parla varie lingue, no? E quindi si mixano, però qua però non è you know come si dice solitamente, è la domanda, capito? Sotto forma di domanda lo fa, diciamo, è singolare. Sì, poi comunque conosciamo bene quel nostro carissimo amico, diciamo che spesso sta un po' infelicito, se può dire. Sta felice, eccitato, e comunque tirato, sì, invece questo ragazzo che fa la domanda ha commesso un reato molto grave, che non è il reato di Fanpage, ma è il reato di Podmic davanti alla bocca di quel pechegno. No. Giustamente Simone ha istituito. Vabbè, è vero. Cioè, c'è il reato di quel pechegno con Podmic. Qui microfoni da registrazione in studio, sì? Sì, certo. Quello non si può fare. Ci stanno certe persone che non gli dovete mettere Podmic davanti. Potremmo essere anche noi. Potremmo. Però noi ce lo siamo messi da soli. Esatto, oddio. Ciao ragazzi. Sì, sapete cosa? Stasera vi porto a cena, offro tutto io. Voi venite da me, domattina vi preparo la colazione e non ci sentiremo mai più. Che ne dite? Troppo bello, vero? Per forza, è finta. Per forza! Ma che cazzo esatto, è? Quella era una modella creata con l'intelligenza artificiale. Ma che stai dicendo? Speciale? Sì, igiene, infatti. Faccia caso, guardala bene. Ma voi seriamente ne eravate accorti la prima volta? Che era finta. Allora, ma altrimenti come faceva? Allora, posso dire la verità? No, ho capito. Allora, no, ma non quando è sparito. Quando l'ho visto tre link sul mio monitor 60 pollici 4K, me ne sono accorto. Qua, se non lo sapevo, non me ne sarei accorto. Ti dico la verità. Qua non me ne sono però accorto. Tu lo vedi troppo piccolo. Se magari ti avvicini allo schermo, magari se posso dire la verità, io pensavo che steste tutti trollando. No. Non ho assolutamente notato la differenza. Ma si vede che è finta. Zero, si vede dal contorno della sagoma. No, ma cazzo stai si vede dal contorno della sagoma, raga. Sarà che ho scopato di peggio in termini, diciamo, di... Ma chiunque. Come di peggio? Ma quella era bellissima. Non genere umano. Io ci sto rimanendo male perché stavo dicendo chi è lei. Bravo. Volevo sapere chi era. No, infatti il mio non era ho scopato di peggio, grazie, una fregna. Per dire che sono arrivato a scopare anche... appartenenti al, no, al, non, no, al non genere umano. Ma che ne so, oggetti, piante, animali, piante, pesci. Pesci non sono animali. Una categoria morti a parte. No.
No, quella è pela, quella è pela. La rimetti da capo. Macchine, come crescerà? Metti da capo, ti prego. È un attimo! Ma sti cazzi le questi! No! Non fai usare, basta ricaricare, eccola, così niente, posso morire tutto. Sempre, sempre sto problema dalla fregna, se possono lasciare parlare gli uomini, oh, incredibile. Guarda qua come si vede. Ciao ragazzi, sapete cosa? Stasera vi porto a cena, offro tutto io. Poi venite da me, domattina vi preparo la colazione e non ci sentiremo mai più. C'è solo un problema, l'occhio. Pure l'ombra. Le mani. Allora, ma ragazzi, fateci caso. Ci sono delle lettere. Allora, ogni volta che c'è un'intelligenza artificiale, cercarlo su Google. Guarda. Fanno in modo che si vedano il meno possibile le mani. Fateci caso, le mani sono okay. Sempre un se po'. Se non lo conosci, ma non cercalo viste, su Google. Quindi le mani. Non si sono mai viste le mani. Metti da capo. Ma non vedo, non vedo. No, si vede, sì, ma che cazzo stai dicendo? Ma non conti le dita. Ma si vede pure l'ombra bene. Ma guarda l'ombra, ma come hanno fatto? Ma una tipa intera riescono a fare un'ombra del cazzo che non è una sagoma nera. È ma la tipa intera può essere vera. Ma non è vera, si può, ma come può? Può essere vera. Nel senso, non è che hanno fatto niente di strano. Cioè, nel senso, si ma può far sparire una tipa vera. La ragazza esiste. La puoi far sparire. Ok, ma non è fisicamente lì perché è un ologramma che è proiettato da dietro la piscina. No, no, sta di una cazzata. Ma che cazzo, vabbè. No, la statua, guarda, non è così, cena. Però. Offro tutto io. Poi venite da me, domattina vi preparo la colazione e non ci sentiremo mai più. Che ne dite? Troppo bello, vero? Per forza, è finta. Esatto, quella era una modella creata con l'intelligenza. Ma pure le ombre sono fatte male. Sai cosa c'è di speciale? Quelle loro. Che da oggi anche tu puoi creare una modella. Naturalmente non puoi portarla a cena. Ma puoi arrivare a guadagnare con i suoi contenuti. Vuoi scoprire come creare la tua prima modella artificiale o cambiare il tuo volto per vendere contenuti su semplice. Vai sul link in bio, scrivici FNDM. Che gimmick è questo? Sarai ho visti 3000 dei contenuti così, questo sì. È fatto pure abbastanza male, cioè si capisce che non è vero. Ma sta bello un cattivito stasera. Io? Sai che sì, mi sto fa un sacco di pippe su intelligenza artificiale, quindi sono diventato. Sei bello un formato però. Lo so. Grazie. Grazie Alan, 5 abbonamenti. No, ho visto Alan che sei bello un trippato su una cosa che piace pure a me, tipo le macchine. Com'è che si chiama quella serie TV come stai a dire? Ho visto coso, Pluto. Mi sono sparato con tutta la nottata. Bello, non ho dormito per vedermelo, molto bello. Infatti, l'ho consigliato a tutti. Non so se sì. Simone te l'avevi iniziato. Ho visto i primi 10 minuti prima di uscire. Bello. I primi 10 minuti, in realtà, c'è la cosa di vedere i primi 10 minuti sì. E tirarne fuori, che ne so, quello che pensi che potrebbe essere. Che impressione te ha dato? Che tanto non ci stanno spoiler. No, ma perché, guarda, mi ricordavo anche, cioè, io c'ho sti 10 minuti unito alle informazioni che mi avevo detto prima. Quindi comunque, cioè, mi aspetto ma delle che cose. Puntata, ma a che puntata arriva Pippo? Che tra l'altro è assurdo perché Pippo e Pluto sono la stessa razza. Però uno è animale domestico e l'altro è azzurro. Uno è senziente e l'altro un po' meno, sì, è vero. Vabbè, come è una rappresentazione di tante cose. Sì, di tante persone che ma perché eravamo criticati un po' di più? Non voglio andare nello specifico perché francamente potrei fare dei scivoloni importanti, assolutamente. Però è una rappresentazione Disney. Assolutamente quindi sì. Non esiste la Rafaz? Eh? No, la Rafaz no, su serio sì, non esiste. No. Fidate, grazie BGN. No, io lo so. Ma raga, ma vi rendete conto di quello spot? Ma che cosa hanno detto quei tizi? Cioè, ma basta fare pure lo spot mio, ma inquadri? Vai. Certo. Ciao, non so fare un cazzo. Quindi se vuoi buttare i tuoi soldi, clicca sul link in bio e dammi un po' dei soldi. Così poi qualcosa se inventiamo. Ciao amico. Cioè questa penso che era così un po' la cosa. Jonas Invernizzi ha già messo il link in bio. Perfetto. E secondo me qualcuno ha già cliccato. Che cazzo? Cioè mo io dovrei chiamare quelli... Quelli con quelle facce mi creano una modella intelligenza artificiale che proietta un'ombra e che mi fa fare i soldi su OnlyFans perché ovviamente lavorare no, assolutamente. No, l'alternativa... Ah, raga, scusate un attimo, mo, a parte scherzi, facciamo un discorso serio prima di passare cazzate. Ma lavorare nel 2K24 non è un po' sopravvalutato? Cioè sarebbe meglio, che ne so, prendere dei soldi e basta?
Ma poi... Secondo me, allora, non c'è nulla di male se riesci a fare sta cosa, no? Cioè, perché alla fine stai sfruttando un bisogno esistente, stai proprio accelerando la distruzione del capitalismo. Bravissimo. Sono d'accordo, cioè, ma io dico in generale proprio, cioè, basta lavorare. Sono tipo, no? I cavalieri dell'apocalisse, sti ragazzi qua. Sì, loro sì, ma è però accelerazionismo, alla fine ci sta. Ma a parte che cioè, sfrutta il capitalismo, è questo, sì, cioè, sfruttalo che al sta massimo. Arrivando all'implosione. Sì, proprio spingi sull'acceleratore, proprio fai esplode il motore, esatto, per quanto esatto. Vai veloce. Però io dicevo in generale, ma a parte sti tizi, cioè pure noi per esempio, abbiamo trovato un metodo ingegnoso. Questo non ce lo può levare nessuno per non lavorare. È ovvio. Cioè, sì, ma almeno è ingegnoso. Quello che fanno loro è una roba antica, la fanno da tantissimo tempo. Io, cioè, ma cioè, sì, esempi... dire la stessa cosa con noi però, tipo questa radio la fanno da tantissimo tempo. Ma no, quella è proprio una roba vecchia vecchia, l'ho vista fa tantissimi, pure in giro per web non farò nomi, no? E basta. Conoscere una ragazza, mettercisi insieme, minare la sua sicurezza in se stessa fino a quando non si sentirà una nullità e dipenderà da te, e dopo indurla ad aprire OnlyFans e a smezzare con te in qualità di tuo manager. Cazzo, questo è un genio. Chi è che l'ha fatto? È una roba che fanno da sempre. Chi è che ha inventato sta e genialata? Loro invece se la devono creare, che intelligenza artificiale, una che non esiste. Esatto, esatto. No, hai ragazzi, ragione. Chitano non c'è, ma non ci sarà per parecchio, penso. Avete presente che ultimamente c'è sta compravendita dei podcast, no? Sì. Beh, Chitano ha scelto altro, insomma, però li vogliamo sempre bene, eh? Grande Chitanone. Sì, assolutamente. Quanto c'era stato poi? Un po' preoccupato. E siete fuori! Chitano questa. Eccolo, questo è lo stipendio, vabbè. È la parcella di Chitano che ci ha mandato, no, per il calciomercato. Ragazzi, sapete Chitano, ragazzi, sta Muschio Selvaggio, esatto. Registrando. Sì, stanno registrando perché essenzialmente il nuovo... Ah, questa è una news che non abbiamo dato, è vero. Il nuovo Muschio Selvaggio sarà composto da Luis Sal, Martin Sal, Selvaggio Lucarelli, però special, cioè una puntata Marco al mese. Chitano. Marco Chitano in regia. Però che parla pure, perché c'è l'evoluzione dei Muschio, sì, il regista sì. Che interviene. Ogni tanto. È sì. Un po' una copiata al Cerbero. Sì, però vabbè, ce la può stare. E poi hanno messo, credo, al montaggio, chi era, vi ricordate voi? Rick Dufer. No, non era Rick Dufer. Chi era? Rick Dufer fa l'inserviente. Vabbè, giustamente. Pio 3D, no, non è Pio 3D, oh, ci hanno messo qualcun altro, non mi ricordo. Le Colli? Potrebbe, bene i video. Potrebbe. Anche perché ovviamente ogni azienda deve riservare una parte delle assunzioni. Allora, detto questo, ragazzi, abbiamo contenuto incredibile, le strampalate avventure del Gabrone in Thailandia. Che dobbiamo visionare. Si può dire che l'inizio è già un capolavoro? Ed è un film veramente... Sì. Pazzesco, con una colonna sonora diegetica. Questo video, quindi questa live del Gabrone, ha una colonna sonora diegetica, non è messa in post. Bello. Stava ride in botto. Fa parte della scena. È bellissimo, regà. A me faceva ridere tanto l'accostamento di questo che di te tra la musichetta e lui. Raga, una cosa assurda. Non solo è diegetica, fa proprio parte della sceneggiatura, cioè proprio è parte integrante di ciò che accade nella storia. Sì, sì, sì. Dietro era una roba di e lui si strada, e lui si rivolge a loro. Appunto. Si rivolge a quelli che suonano. Lo infastidisce. Ok. È bellissimo. Io mi ricordo un canto meglio di te, mi ricordo solo che dice sta cosa a uno di questi qua. Ma io ti ho detto, io ho visto 30 secondi. Pure io. Esatto. Sì, diceva Grembaud. Hai consultato i tomi di Simone. Dove trovi sti termini? No, è una cosa di cinema. Che era la cosa del Blur. Comunque bravo con le inquadrature, Gabrone, va detto, eh. Bella. Con quella del naso. Quella del naso, col grand'angolo. Emozionante. Ma scusate un attimo, veramente questa è una puntata da evocazione. Allora, ci sono questi uomini che suonano e cantano e c'è l'inquadratura di un ciuffo che sbuca dall'alto e un telefonino scrollato, cioè guardate anche la contrapposizione. Tutto triste, tutto ingobbito, scroll. Mi ricorda uno, cioè tipo stile, uno stile di vita, no, bucolico. Ma capito, strade. Sono proprio due mondi che si incontrano e due stili di vita che si incontrano. Sì, perché lui comunque è un turista. Cioè, lui è un turista, ma quello che vedi è un contesto, anche se vogliamo, da tribù.
in senso positivo, no? Lui è un lupo solitario. Esatto, cioè l'unione, la musica, sì, il cerchio. Un branco e quello che sta da è solo. È lupo solitario con la tecnologia, però, capito? È solo con quel telefono. In più è ripreso da se stesso con un altro telefono. Che poi, che in teoria, guarda, quello che sta da solo sta con milioni di persone, in teoria, con migliaia di persone. Sì. Ma è da solo, esatto, e cerca di interagire con, esatto, quegli altri che non so nessuno. Esatto, basta con queste marchette e un video del cazzo. Allora, Toshi, sai perché, a parte quello, sai perché tu sei lì e noi siamo qui? Perché? Perché siamo in grado di fare riflessioni da un frame di 30 secondi di una live di un tizio ubriaco. Gli amanti, cioè, del fan. Grezzi, bello quel film, Adam Sandler. È per quello, mi ero scordato. Registrato con registrazione schermo, con l'audio al lato, sì, quella che mi faceva a me con l'altro telefono, ti ricordi? Sì, che, sì, e se vedi c'ha tutti i bordi neri, no? Huawei, tipo. Per ora è tutto molto rilassante. Per ora bellissimo. Registrazione schermo con Huawei. IGN, non devi spammare, non devi scrivere in caps lock, hai capito? Non è che sei speciale, mod, no, non è cos'è, no, non è la possibilità, non ha scritto di nulla di strano, però non deve scrivere in caps lock spammando, lui è schiga, sei peggio, so, e solo, Matt Flea, solo il trono può farlo, il trono perché può lui tutto. Non riesce, però, perché ci ha rotto tutti e tre, capito, che caps lock spammano. Gabriele, porco dio bastardo, prendi un taxi normal. Stai ubriaco, fracico, peggio del ninja ai tempi d'oro. Sto ubriaco! Non ti reggi in piedi, mi raccomando, torna in hotel il prima possibile e fai uno sforzo per non ridurti così le altre volte. I'm in the street, the address... Molte persone... No! 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 Vattene a fanculo, va! Lo sapete perché? Perché ho aperto Chrome e qua non abbiamo, grazie Ale, non abbiamo YouTube Premium di Simone. Perché Safari non apriva i link di Instagram. No, comunque, cioè, scusate, è preoccupante che sta ubriaco de pomeriggio, sperduto da solo, sì, in una live IRL. Non, sì, è un bello spettacolo. No, per secondo niente. Secondo me non era felicità, soddisfazione, eccetera, eccetera, eccetera. No, purtroppo tante cose gliele abbiamo già dette al gabrone. Pensavo che eri serio, Gelo, mi hai stunnato in una maniera. Addozzi, cioè, nel senso, se uno si riduce così spesso e volentieri, peraltro in contesti dove c'hai una responsabilità bella, è importante, non è che stai senza telecamere al bar, comunque stai a lavorare. Effettivamente è una delle poche volte dove so io che glielo metto in bocca, che sta a lavorare. Sto ma lavorando per il suo bene, non perché, non con i termini che lo utilizzano loro, per la tua immagine, per il tuo benessere mentale. Poi guarda, io non so se effettivamente stava a bere, che ne so, del primo pomeriggio, oppure stava in after perché era dopo una serata, quindi che ne so, era tarda mattinata perché ha girato per tutto il tempo per locali. Non so se sta facendo finta, ma sembra ubriaco in quel momento. No, lo è, no, no, però lo magari è ancora ubriaco perché sta in after, avrà bevuto, che ne so, fino a un'ora prima, però avrà fatto tutta la nottata, forse, Non so se si sveglia e beve, sì, là è molto grave. No, tutto ok, ragazzi, stavo controllando il mic di Gianluca perché avete scritto che era basso. Forse stranamente ho fatto una roba del genere a Cuba nel 1998, per fortuna non c'erano gli smartphone. È un po' il discorso che facciamo oggi con le rockstar. Vabbè, no? Ma a Cuba nel 1998 sì, potevi pure fatte pippa sul cazzo in mezzo alla strada, immagino. Però per assurdo è meglio che ci siano gli smartphone, perché mette gli succedeva qualcosa di greve, almeno si vedeva l'ultimo posto in cui era stato visto, cioè almeno era un modo per ritrovarlo. Un piccolo snuff movie, dici tu? No, se succedeva qualcosa, magari, che ne so, si chiudeva la live e lui stavano aggrediti, sì, e poi non riappariva più, almeno c'era un punto di partenza. Sì, vabbè, comunque... Una volta, sai, te ritrovavano senza un rene dentro una vasca piena di ghiaccio. No, quello sì, oh, diciamo che... Vabbè, non è poi così facile in determinati scenari anche fare indagini, magari una volta commesso il misfatto, nonostante prove potenziali. Però vabbè, le cose da dire sul gabrone in realtà sono sempre le stesse, cioè un ragazzo che purtroppo si perde sempre nelle dipendenze, in un bicchiere di birra. No, no, mi dispiace anche perché vabbè, senza ripetere quello che diciamo sempre, comunque gli vogliamo bene, è un ragazzo che conosciamo, è una persona buona, però è una persona purtroppo molto debole. E quindi una volta è l'alcol, una volta può essere una sostanza, una volta è la ludopatia. Certo.
E mi dispiace sinceramente vederlo così, perché si riduce e in più fornisce anche uno spettacolo grottesco. Questo è in dubbio. In the maps. Yes, I'm me, yeah. Is yes, I'm me. Vabbè, è bellissimo. Ha comunque un livello di inglese. Questa è poesia vera. Migliore io del sono mio. Me. Guarda, che è a livello altissimo. Guarda, questa è la consapevolezza di cui sì, parlavamo. È la consapevolezza. Sì, sono me. Però ecco, ripeto: come regista, secondo me il Gabrione è fenomenale. Quanti di fronte, però, a una videocamera potrebbero affermare: attaccati con tanta... al mic! Una volta non lo dice nessuno, romper cazzo, tu interrompi la mia frase poetica per dire la roba di cui nessuno sta lamentando. Attacca al mic. Una volta che nessuno ha scritto mic Dave. Sono pochi. La prima volta da quando esiste sto podcast. Sono pochi, Dave, a poter affermare. Di fronte a una telecamera, sì, sono davvero io, sono me. Perché spesso davanti alla videocamera non però siamo avvicinati al microfono, Dave, perché non si sente un cazzo, capisci? Non si capisce quello che dici. Alza la compressione, porco iddio! Non posso stare col coso in bocca! Dobbiamo fare un microfono speciale per Carepazzo. Si è perso, andiamo avanti. Dobbiamo fare un microfono speciale per Carepazzo, un microfono speciale per Dave. No, il cono. Voglio quello da pilota! Quello era dei Carepazzo. Da Claudio Baglioni. Un lavalier. In the address. In the address, in the maps. Hey, where are you? In the address! In the address! Where are you, sta minchia? I'm in the address, porco Dio! Lo capisci o no, porca Madonna? O no? Lo capisci? I'm in the address, in the app! I'm in the address, in the app! In the mamma address, mia. In the app! No, c'è... You non know. È... Non è bello perché no. Senti che soffre, sì. Almeno per quanto mi riguarda. Non allora, si sta a divertire. Dal canto mio devo ammettere che ho fatto scene molto simili col Deliveroo da sobrio. Quindi, che tu sai, casa mia è difficile da trovare al civico. Sì. Ho fatto praticamente uguale era, cioè, nel senso, in italiano. Porco Dio! E non quindi... penso che te stavi a divertire in quel ero frangente. Tristissimo, certo. Or no, you are a stupid or no? Dai, sì. Non insultare quel povero uomo. Cazzo ridi, mongoloide. Vieni o no, porco Dio, testa di cazzo. Come here in the address. In the address. Sta insultando un autista. Un driver, no? Proprio sì, una cosa di basso livello. Insulta un autista, mi sembra pure un colpo basso. Esatto, sì. Sta anche lavorando. Sta lavorando per te, sottopagato, poi chissà. Sì, anche se posso dire, pure il Gabrone è sottopagato, perché io prima ho visto un beat da un euro. Ma con tutto l'amore so, kick, del mondo. Non lo so come... Cioè, ragazzi. Un euro? Però su Kick c'hai il 90% del guadagno, non c'hai il 70%. Ho capito, però bello sottopagato pure il Gabrone, eh? Euro. Desti tempi, bello sottopagato sta, eh? Vabbè, magari... No, per carità. Sono tipi prezzi outlet, sì. Vabbè, che... Ma secondo voi, tipo, il Paoletto Spartano, invece come sta messo? Grande pavelone nazionale, Pavel, sì, eh? Che dice? È un passatempo. Bello... È un passatempo. Sta bello turgito, per lui è un passatempo. È un passatempo. Ah, c'è un altro lavoro. No, ma so che è molto magari lavoro, qualcuno ha si fa un lavoro, c'è da fare che sto minchia, c'è pari minchia, porco Dio, cazzo vuole sto mongoloide di merda? Cazzo vuole sto mongoloide di merda? No, ma I come dici? Here to sing, bro! To sing, I sing better than you, bro! Ecco, sta roba non mi piace. Non stanno a fare pure perché se vede con sta ripia... Poi ha detto in inglese, io canto meglio di te, incazzato. Sta a cercare rogna. Ma che stavano a fare sti poracci? Cioè? Niente di male. Che per cazzo a sti ragazzi che detto, stanno lì a cantare, a suonare? Gli avranno detto sicuramente anche giustamente da abbassare la voce. Giustamente. Giustamente, strilli magari. Certo. Stai a interrompere certo. Qualcosa. E quelli stanno là. No, I think better than this guy. Ecco. Posso dire una cosa però a me il suono classico. Mi ha fatto no ridere. Devo dire una cosa però perché sennò tanto dicono sempre Mar questo caso raga c'è un po' mezzo sta
Ma sì, è educativo, educativo. Sì, educativo. Se l'hai cercato, no, infatti, mo a parte tutto. Pistone educativo, regà, l'ABC. No, eh. Ma adesso, al di là del meme, mo un conto è, vi ricordate quanto ci siamo incazzati l'altra volta con Buttafuori, eccetera. Ma questi sono cresciuti con pane e Muay Thai, non è la stessa situazione. Appunto, ma ringrazio a Dio che gli ha dato un pizzone, pensa gli davano attaccata sulla meninge, sai, sì, gli faceva, gli svitava, esatto, l'osso del capocollo. Quattro puntate fa il Gabriele, un bello ragazzo, si davo di lui. No, come le lattine che fanno per l'eco proprio, che rimane il tappo attaccato, l'ho detto anche in questa live e lo ripeto, però non puoi cagare cazzo alle persone in questo modo, cioè già appunto rompi coglioni perché urli come un pazzo e questi sono pacifici, se stavano a fare i cavoli loro, arrivi là, fai brutto, urli insultando, in questo caso ho dato però una sta pizza. A lavorare, Davide, cioè nel senso, cioè, sta lavorando, ognuno c'ha il suo lavoro, non è che te è molto, vengo detto a te di non fare il tuo lavoro. Perché tu giustamente dici quegli altri non è che stavano a lavorare. E seppure loro... Quello è un passatempo, stanno là per strada, passa la cantata. Lui sta lavorando, quelli dicono a bassa voce, ma che abbasso, sto lavorando. Devono portare rispetto. Ma sbronzo, Marra, se non te ne sei accorto. Ah, grazie per l'informazione. Forse allora, però è un aggravante, no, non è un attenuante. È una scusante, capito? Grazie per l'info, eh. No, I think better than this guy. Are you serious? Are you serious? Two times, hey! Are you serious? Raga! Che cazzo è il Joker? Veramente? Are you serious? Sto scemo di merda, mi ha tirato uno schiaffo. Sto scemo di merda. Grazie, non lo inquadrando. Sto scemo di merda. Sì, sti maranza del cazzo. Comunque, raga, io lo ripeto. Ma che maranza? Hai fatto tu il maranza? Ma che sì, c'entra maranza? Per dire, no? Cioè, sì, il maranza è quello che dà fastidio. Sì. È lui in questa situazione che ha dato... Sì. Cioè, è lui che ha rotto il cazzo. Ma, raga, però posso continuare a dire che il Gabrone ha una carriera da regista sprecata? Una potenziale carriera da regista che dovrebbe percorrere? Ah, sicuramente. Ah, raga, ma state a vedere che roba? Cioè, qui che è Lars von Trier. Ma sono involontarie. Ma è... C'ha talento. Non lo so, sì, eh. Vabbè. Perché una, due, tre, alla quinta comincio a dire... Ma è come uno che lo fa, cioè come uno che palleggia così senza rendersene conto, capito? Cioè non, vedi non che non c'ha tecnica. Però c'ha il talento naturale. Sì, sì. Però magari la tecnica, cioè studiare, vizierebbe questo suo talento naturale e lo intrappolerebbe. Può quindi succedere pure quello. Così, può succedere pure quello, però potrebbe, raga, fare delle IRL bellissime, però facendo vedere scorci di città, me lo immagino a Tokyo, che ne so, a far vedere sì, bene... Cioè, perché appunto lo stava di pure nella live scorsa su Paoletto. E alla fine quello che noi vediamo è un po' lo specchio della sua anima, no? Cioè quello che lui decide di far vedere, anche come lo vuole far vedere. Se uno è tutto sporco, si vede tutto male, non è capace, se uno non ha gusto anche estetico, inquadri le cose male, tutto sì, brutto. Invece lui ce l'ha. Ce l'ha! E potrebbe sfruttarlo appunto per le IRL. È vero, raga. Non so chi l'ha scritto in chat, ma mi ha ricordato le inquadrature di Pusher 1 di Refn. Qual era questo? Bellissimo. Capito? Tipo questo, no? No, no! Sembra più un video di Gigalone. È il primo della trilogia Pusher di Refn. Bellissimo, tra l'altro. Da Monkey! Monkey Ear! Questo grand'angolo è molto bello. Sì. Ma è un telefono, cioè... Sì. Bello. Bello pure. A un certo punto ha cominciato a parlare in inglese, cioè quelli ormai erano lontani, e lui stava inveendo, prima bestemmia, poi comincia a inveire in inglese, rimasto da solo con la chat, cioè tipo si è dissociato, ha scambiato le cose. È vero, in più, vabbè, con insulto, diciamo, anche, che è uno stereotipo. Eh sì, però capito, prima razziale, insultava no? quelli in inglese e poi si lamentava con la chat, diceva, porco Dio, ma questi maranza, poi certo si confonde monkey, e comincia monkey a inveire con la chat, esatto, in inglese, è bellissimo. Vabbè, chi ha detto monkey? L'ha detto a loro, cioè è stata delle scimmie, quindi però parlava con razzista, la chat, no? Diceva, ci stanno le scimmie qui, diceva, esatto, monche io, parlando con la chat, sì, in inglese. È rimasto con la lingua, capito? Non ha fatto il cambio non ha lingua. Ha fatto lo switch. È assurdo, vabbè, sta bello Lircio. Sei un bel pazzo, te. Infatti non serve, per me non serve un cazzo, io me ne vado via dal cazzo. Non vado mica. Police? Where is the police? Thank you. Don't worry guys.
fare GTRP veramente. Cioè. Quello mi ha dato un pugno. Where is police? The police. The police, where is it? Sto la polizia. Sì, ma infatti, ma fa che? La polizia thailandese. Poi gli fa vedere bod, quelli tutto ubriaco e ti hanno appena dato una crocca. Sì, capito. Che faccio pure che ti arrestano. Esatto, o te danno un'altra pizza, no? Sì. Oppure gli fai vedere bod, capito? Dice, vabbè, sì, sì, vada là dentro che le diamo il resto, cioè. The police. Sorry. Sorry, one question. Where is the police? The police. Ma perché? Thank you. Lascia stare questa grande ceppa di minchia. Ma andiamo dalla polizia, porco Dio, e gli denuncio sto scemo di merda, scimmia del cazzo, porco Dio. Scimmia di denunci, merda. Come si chiama? Spero che muoia trucidato quella. No, sì, no, per l'amor di Dio, dai. Vabbè, una ovviamente, speranza non è una minaccia, eh. Non è che non sa, non sa vera. Police. Non nessuno ha questo potere. Police. Io bussa la volante. Un secondo prima mi indigno e mi sta tremendamente sul cazzo. Poi dopo inquadratura macchina police. Che cosa bussi? E poi l'inquadratura come da videogame. Hai capito? Questa. Ma cosa bussi, raga? Cioè, comunque è incredibile. Ha fatto toc toc, guarda, guarda, guarda. Police. Ma che cazzo bussi al finestrino? Police. Come ha raggiunto questa incoscienza? Che non è coraggio. Alcol. Questo. L'alcol lo fa, sì, alcol, però c'è anche il discorso, mi sembra, fare il cazzo che si vuole in Thailandia. C'è, vabbè, anche devo quello. Dire che su questo lui è abbastanza coerente. Pure in Italia faceva, esatto. È molto coerente. Gli ha mai bussato, cioè lo farebbe così a una volante italiana? Sì, secondo me sì, sì, secondo me sì. Sì, cioè, comunque è il coglione che butta fuori con altre figure. È coerente nei suoi comportamenti. È sempre un coglione, sì. Fa conta che lì l'erba è legale a buon mercato, eh. Quindi mettici pure quello. Ma che c'entra? Alcol, erba, mischi insieme, oia te. Sai che io capace che faccio finta di volare e butto da un palazzo. Where is the police? Pure i piccioni. Ma ci stanno i piccioni in Thailandia? Questa è una cosa incredibile. Pesano pure 3-4 kg. No, vedi, però è un contenuto pure divulgativo. Grazie per la sub. Andiamo dalla pensavo polizia, che esistessero solo in Italia i piccioni. Bei galli, so. Hi, I can sorry, one thing. The guy, one guy, slept to me and did to me in this street. Beh. Yes, because it's a jungle. Because this street is a jungle. Because in the jungle. Is normal. But I want to. I break no, free. No, I'm Italian. I'm a tourist. And Italian. I want the safe and the security in this state. And there are not security in this state. Oh, and there are not safe. No, raga, sta male. È un matto. Cioè, in questa stazione di polizia è entrato un ragazzo matto sì. Con il telefono purtroppo che sta a sbaccare. Purtroppo sì. Sembra il classico matto del quartiere. Mi dispiace tremendamente dirlo. Perché io voglio turista, un bene dell'anima. E poco prima di partire... Mi ha pure chiesto, ma secondo te, perché ho visto che avete criticato Paoletto, quelli, mi compi... Certo, basta che non fai essere... faccio Gabriele, vai, è pure un bel posto la Thailandia, stai attento. Le ultime parole famose proprio. Ma non è che è colpa della Thailandia. Ma no, appunto. È colpa sua. Ma certo, appunto, mi sento tipo un fratello maggiore che sta là, vede il fratellino. Che fai cazzate, ne soffre, però... Che devi fare? Slept to me and did to me. Yes. In the club, in the restaurant. No. Not in the club. In the street. Not in the club. In the street. I walk chilling in the street and I... Non era chilling in the street, è bellissimo. È una menzogna. Sì, tra l'altro. Vai. Porco Dio. La menzogna è poi comunque l'unico modo per, diciamo, far vedere l'aggressione, lo schiaffo, eccetera, far vedere il bod, quindi se vede quello che hai fatto prima tu, no? Donna. Figli di puttana, sta scimmia di merda. Spero che muoia. Sì.
su GTRP, porco Dio. Se viene trucidato su GTRP, porco Dio, vi faccio le seghe. Ovviamente sto scherzando, sono... C'è uno sguardo strano comunque, eh? C'ha uno sguardo non lucido, esatto. Non sembra proprio lui, sì. C'ha due vetri al posto delle pupille. È in un vortice in questo momento, nella sua testa. Mi sta prendendo male sul serio, sinceramente. Ma non è che è fatto con intelligenza artificiale? Potrebbe essere fake, sì. Surrogato. Vedi un po' se c'è l'ombra. Vediamo, vediamo, vediamo. Certo, va detta una cosa però. 7 minuti... Comunque è tutto interessante come IRL, eh. Mo diciamo oggettivamente, cioè, uscendo fuori dalle considerazioni morali, legali, effettivamente c'è un ritmo, regà, cinematografico. Abbiamo sempre a livello di intrattenitore, forse fra i più talentuosi. No, me ne sono reso conto adesso, non è montata. No, no, no. Ma lui, non è montata, e anche quell'altra volta, quella delle botte di Pietro Storti, no? Pure là tutto il piano sequenza delle pizze ricevute. Sì, allora, abbiamo detto da sempre che c'è un talento eccezionale. Quello che mi fa incazzare, perché Paoletto è pure un incapace dal punto di vista, diciamo, delle performance in live, no? Oltre ad essere personaggio disgustoso. Ma è super vuoto, sì. C'ha, non è in grado, è uno stream, capito? Deck, c'ha tre, esatto, frasi. L'ha tentate tutte, è andato pure dal parrucchiere de Cambiasso per cercare di farsi un capello come una star, no? Però manco quello gli è servito a fare il salto di qualità. No, è un non ingrato che fa cose grevi. Il Gabrone è uno che fa cose grevi, ma è un ingrato. È anche un ingrato, forse, nei confronti della vita. Vero. Quelli che dicono che non sembra lui, è vero, perché sì, è una persona non in sé. Sì, sembra significa un'altra che persona, è vero. Sopra la sua reale coscienza c'è tutta roba che la inquina. Sì, neanche fomentato la chat, no, ma... Ma smettila sta canale ciappa di minchia, ragazzi. Gli occhi assumono come una sorta di patina. Sì, è tipo svuotato mi viene a rompere dell'anima. Certo, sì, c'è pure da dire che noi abbiamo citato due live dove comunque subisce delle percosse, sono delle minamiche. Mo, come se entrano in camera di Ermanuxo e iniziano a schiaffeggiarlo, pure là diventerebbe una sì, bella però, live. Da come... Lo sai che c'è? Che da come fa le... metti delle percosse di mezzo. Ovvio, però è da come fa le inquadrature lui... Capito? Cioè come cambia le inquadrature, no? Quando mette il POV, quando inquadra altre cose, gli oggetti, le riprese che fa, solo una battuta la velocità. Manuzzo, no, però nel senso, al di là del fatto che ovviamente succede una cosa greve, lo spettatore è portato ad osservare come quando vedi l'incidente sull'autostrada, ma non è solo quello. È proprio che mantiene un ottimo ritmo e mi dispiace. Si chiama drogarsi, ragazzi. Non ti arrabbiare. Mi sembrate mio nonno che non si accorge di un cazzo. E dai, su. Che senso, scusa? Drogato? Yes. No, noi si riferisce a noi. A noi drogati? Sì, beh, noi sì. Quello sì. Ma beh, ovvio, stiamo minimo sotto coca per fare. Sembriamo, cioè, e tuo nonno si droga? Ma dire, smette veramente. Ma infatti, cioè, noi dobbiamo portare avanti una trasmissione e lavori vari, cioè dobbiamo stare sotto coca. Il criminale sei te che gli dici che non lo fermi. Go. Only because siamo partecipi alla costruzione. Ma sta di un peggio mondo di Favarigna questo. Eccolo. E questo è il nonno del ragazzo. La passione per ieri, tutto il resto viene da sé. Il grande Unicredit, grande top banca. Che è ancora in corso. King. Una buona app, un'altra pubblicità. Bello. Open World MMO. Davvero? Così c'è scritto. Che è? Bella sta bella. No, Dan. No! Stava piacere. No, scusa, tipo. Che peccato. L'ho fatto apposta. Minga stream. Only because this. Yes. Is now. 5 minutes. Now. Yeah, I'm buddy, okay? You. Mo facciamo la sabba YouTube. I'm follow you, okay? But follow me because the people is to me, se no, porco Dio. Dai, to me, grande film. Mo ci facciamo seguire dalla polizia, porco Dio, me la frega un cazzo. Yes, sir. What happened to you? With me, don't joke. With me, these guys, don't joke. Sta andando con il poliziotto a incontrare il tizio. Sì, vabbè, sì. Ragazzi, è una quest.
Dai, non sembra troppo una quest che sei portato NPC. Sembra GTRP. È assurdo. Cioè, ragazzi, però lì lo fai perché non te frega un cazzo. Incredibile. Come on. Ripeto, sospendendo il giudizio. È una roba assurda. Più 13 punti esperienza. Il Joker dello streaming. Dovrebbe scrivere sceneggiatore per videogame. Lui sì. Sarebbe fortissimo. Sì. Ma più che Joker, io direi Deadpool. Perché Joker comunque è cattivo. Perché però non è cattivo. Cioè, Joker è cattivo, caotico. No, caotico malvagio. The guy, I think. Gabrone è tipo caotico neutrale. O caotico puro. Gabrone è caotico puro. I think è tipo un Deadpool, capito? Anche perché pure Deadpool mi sa che c'ha, tu sei più esperto. C'ha un po' una componente sato. Deadpool, un po'. Maso. Quante cazzate. Mas. He's here. One guy slapped to me. Yes. I don't know. Comunque mi taglio troppo a lavorare con voi. Quante cazzate. Scusate. Io magno, bevo, ogni tanto dico due cazzate. Oddio. Non si era parlato di lavoro. No, scusate. Okay. Oddio. I don't want the problem. Ma cos'è? Con questi con la vettura, capito? A due ruote. E parla con la TNPC. Una motoretta piccolissima. Dai, è praticamente il GTA. Ne becca due su una moto. Con il fratino, poi, capito? Che sono quelli in prova. Dai, pappagalliti. Beh, era mobilitato mezza polizia. Ma vi rendete conto? C'ha tre stelle. Cioè, stai ingaggiando dei poliziotti in giro per la Thailandia per un tizio gli ha tirato uno schiaffo. Quello è Saintero. Anche mezzo giustamente. Quello è Saintero quando tieni premuto e Cina sinistra che ha ruoli, capito? Per strada. Effettivamente è un fenomeno. Cioè, come fai a non dire che è bravo? È vero, perché lui sta agendo sulla realtà, sta modificando. Poi intanto anche... vedremo pure Paoletto. Guardate invece la differenza, al di là delle cose più o meno gravi, no? Però proprio dal punto di vista delle interazioni con le persone che stanno lì, con gli oggetti che stanno lì. Ma sei un bravo hurler, se riesci a manipolare la realtà attorno a te... a creare situazioni. È questo, è una messa in scena, proprio come in film. Lui è andato là, capito? Conversazione a scelte multiple, l'ha fatta bene, tipo cop joined your party, capito? Tu sei unito. Assurdo. Si muove, c'è un zio appresso. Bello, bello. Top Kingdom Hearts. I don't want the problem. I'm go away because I don't want the problem and I'm a tourist and I'm want to I have a serenity trip here. Non è vero. The guy with the short, with the yes, yes. Yes. Questa è un'inquadratura un po' alla sicuramente no. Guarda il naso come yes. Ma davvero? Si è ricreato il naso quello classico. Col cappello così. Grazie mister. This guy. You remember? Yes, this guy with the go to sleep with me. Ah, colonna sonora diegetica. Vedete perché è bellissimo qua, lui come parla dello schiaffo. Yes, this guy with the yes. Yes. Go to sleep with me. Yes. Go to sleep with me. Oh, e dopo dice this guy slept with me. Però raga, dico l'ultima cosa, ha dormito con me. Dico l'ultima cosa, poi non ve rompo più il cazzo, eh. Però sono seri quando, cioè, guardate come utilizza il telefono. Guardate. Yes. Inquadratura così. Yes. Go to sleep with me. Yes. Boom boom. Cioè fa tipo uno scavalcamento di campo. Ok? Mentre parla dello schiaffo ricevuto. Vabbè, c'ha il gimbal che gli fa tutti questi movimenti fighi. Però lo sceglie lui, capito? Sì, lo manovra lui. Cioè, raga, guardate, veramente... Sul talento non abbiamo mai discusso. Questa è una... Non è che sta con la mano, No, cioè... no. No, per dire, usa anche degli strumenti. Sì, ma infatti, certo, come il regista che c'ha la camera giusta per fare quella roba lì. Mm. Oh, dagli Dolly and Crane a questo qualcuno te fa Hollywood. Sì, guarda che... C'è del talento, Ma sì. Oddio. Ma è lui? Sì. È quello che ha dato lo schiaffo. Quello che ha dormito. Ma poi, praticamente la skin del GTA San Andreas. Lui. Questa è completata, è un Vagos. Super Vagos. È quello che ha dormito con lui. No, assurdo, quello che fa. Ma è lui? Sì, è lui. Mission complete. Non far Vagos. No, assurdo. È assurdo.
Song. A parte no, no, io ho fatto Metal Slug, però che era Mission Complete. No, io, la classica che era così. È tipo Mission Complete soundtrack San Andreas. Ah, questo è GTA, esatto. Sì, sì, questo è Metal Slug. Completi la missione, questo, no, che parte eccolo. Why? Ecco, è preciso. Già scazzatine sai cosa fare, perché da quelle grafiche, no? È bellissimo, stupendo. Più respect, oddio mio. Zitto respect, tra l'altro. Esatto, invece quella dicevo io era pure Metal Slug. Metal Slug, quella che sì, ho cantato. Se era quando, quando uccidevi il boss, starebbe, eccolo. Marcello che dice solo sì, respect. No, ma guarda. Only because I scream to slap to you to me. No, no. Fare la gag, grazie. Ma sti grazie al Kinder Cereali per la tua vita noiosa da segretaria. Sono a parte tutte. Ma chi è quest'altro che è subentrato? Tra l'altro tipo un cantante della band Emo Core che è entrato. Si sta scontrando con una band. Guarda. Chi è? È il cantante dei Bring Me the Horizon. No, degli Escape the Fate, che loro erano pure un po' di quelle zone. Mo stanno a spiegare, c'è stava sto coglione qua dietro. Sì, urlava. Sì. Questi da solo li stanno ci è venuto incontro urlando, sbraitando in una lingua che non conosciamo. Esatto. Poi ride perché giustamente dice come è soddisfatto. Sì, capito, ho completato la missione, però in effetti sì, stanno parlando di me. Esatto. Li stanno a contrattare. Non può. Ride tipo a un certo punto PS se ne va mentre quelli parlano. Come ha cambiato mood, è anche inquietante. Sorry, what is the problem? What is the problem? What is the problem? What is the problem? What is the problem about me? From me? What is the problem? I scream only for the content. What is the problem? I scream only for the content. Ma come glielo fai a spiegare? Cioè, capito? Ma qual è il problema, no? Ma questo I scream only for the content. Only for the content. It's not normal. It's normal. It's normal. Non è una scusa. Sì, che poi la classica. No, in realtà è un'ottima giustificazione, tipo dello streamer americano che vive in casa con la mamma. No, sì, con tre spettatori. Mamma, I scream only for the content. Davvero. And then you say to me, top. This guy slept to me only because I scream in this street. It's normal. Non è vero, gli hai fatto brutto, li hai insultati, indicazzati. It's normal. Only one question. It's normal. Here. Ma stiamo. Questi stanno scherzando. Ma stiamo. No, this joke. Questi sono locals. Locals. คือตอนเนี้ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้พี่อยากไปแต่เนื้อต้องตัวมันใช่ไหมไปตกไปแล้วเป็นอะไรผมก็นักท่องเที่ยวเหมือนกันเออรู้เออแต่ว่าคือบางท่านเป็นคู่กรณีกันแต่ว่าคือไม่ได้คือถ้าคุยตกลงกันได้คือ sorry มันตกลงกันได้อยู่แล้วไม่ต้องคุยกัน this guy is left to me. I want only the excuse, only this. What do you want the excuse, because non si dice così. Not for disturbing Yaz, not for disturbing you and you. But only for the enjoying, okay, the life. What is the problem? Why you slept to me? Because it's not normal. Bro, for me the violence is not normal. For me the violence is not normal. I'm chilling. But for me the violence in every time is not normal. The violence is right, because the
violence is not normal. Mi dà le vibes di Renzi proprio, cioè il nuovo Renzi. Mi è arrivato sotto. Oh. Ah, io la moglie, no. Speriamo che non gli dà una narra. Ok, bene. I destroy you for the dai, compare, ma vai a casa. Compare, ma dai, compare, ma vai a casa. Dai, compare, ma vai a casa. Ok, finish. Right? Yeah. Bye, bye, bye. Don't do it again. Ok. The violence is not normal. I'm sorry, but the violence is not normal. Ha detto lui, sorry. Alla fine è lui che si è scusato. Giusto così. Hai sta di sei italiano. Can go. I'm going to tell him. It's not a problem for me. But the violence is not normal. This guy slept me. It's not normal. Questo ragazzo ha dormito da me. Non è normale. He's a monkey. I don't think he's a monkey. But I think he's a monkey before this. After this, I don't think he's a monkey. I think he's a monkey. But I think he's a monkey before this. E poi guarda le spallucce. Think he's a monkey before this. Dai, buonanotte. No, qua doveva dire o no. Porco Dio. Perché quello, in Italia si dice così. Significa quello. No. Incredibile, ragazzi. E poi il poliziotto capace capisce pure. Ma basta cosa. Sto scemo di merda che mi tira uno schiaffo. Ma porco Dio, dovrebbe essere sotterrato sto scemo di merda. Basta un cazzo, raga, ma basta un cazzo. Cioè qua bisogna farsi rispettare, però. Cioè, sto non so manco dove cazzo arrivi sto scemo di merda. Porco Dio. È dal tuo letto. Dove cazzo arriva, porco? L'ho detto prima, ho dormito da te. Cazzo, Dio cane. Una scimmia di merda. No. Porco Dio, perché non muoiono sotterrate ste merde umane? Vabbè, eviterei, grazie mille, Tom. No, ci dissociamo completamente. TRP ci mancherebbe, guys. Ah, ok. Fuggi TRP. Ma vaffanculo, va. Che sta facendo? Raga, non me frega un cazzo. Potete avere da dire tutto quello che volete, ma a me mi ha dato fastidio. Mi ha dato fastidio. E sono chiamato la polizia, perché quelle merde umane dovevano pagare. Ovviamente non hanno pagato un cazzo. Perché? Perché io non sono a lingua local e loro sì. E loro sì. E quindi riescono a scherzare a cazzeggiare con la polizia. Io no. Questo. Per carità, Gabbro, però al di là di tutto, no? Ma te che ti aspetti? La polizia tarandese che deve gestire dei cazzi di un certo spessore, no? Ti fanno una chiave di cioccolata per che un schiaffo senza dire, poliziotto? Raccontare tutte le mazzette, tutte le capito? Cose, che te deve dire un poliziotto? Ah, ma ha dato uno schiaffo. No, non sta in cielo niente. Perché ho rotto i coglioni, vabbè, lo leviamo. Ma ha dato uno schiaffo, che fa? Lo mette in galera? Infatti. Per uno schiaffo? Questi sono gli stati, questi sono gli stati esteri, porco Dio. Anche perché non lo puoi dimostrare. L'unico modo per dimostrarlo, grazie Zaverick, sarebbe far vedere il VOD, però. Non cambierebbe manco un no, cambierebbe nulla, ovviamente, ripeto, perché stanno a pensare ad altre cose. Ma anche in generale, lui esatto, ha detto che stava nel chilling, capito? E non è vero, dimostrerebbe esatto, che ha mentito lui la polizia. Avrebbe, secondo l'ordina, cioè secondo diciamo la legge italiana, lui sarebbe andato a dicazzata la polizia. Cioè, ha raccontato dei fatti. Non inerenti alla realtà. Se ammetti che quel tizio era veramente più smart con le guardie e mai gli montava in caso, era più furbo, gli montava in caso, ma no, questo tizio è arrivato là, mi ha tirato una cosa, mi ha minacciato. E il poliziotto stava in vena che stavano sul cazzo i turisti, perché la sera prima c'ha avuto un problema con un turista e Mario lo tenevano una notte in cella. Lui si era andato a creare questa situazione da solo. Sì. Perché poi può succedere in questi posti, vedono, magari su ti fanno che sono un alcol test o qualcosa, vedono che sta disturbando la vita pubblica, lo senti, si accomodi la notte in cella. Poi sono cazzi tua. Comunque, ragazzi miei, ieri so che avete visto un video di Paoletto Spartano, vero? Purtroppo sì. Però mi sa che non avete visto due pezzi di quella live là molto importante. Abbiamo visto, per ricordare, Paoletto che prendeva un tacco in fronte da un ladyboy thailandese. Quella dell'intro pure, vero? Sì. Ok. Perché in realtà c'è un bellissimo canale di freebooting che si chiama Cerbero Podcast Clip. Ancora per Bello. Poco. Ancora per poco, che a breve si chiamerà... Bello Clips! Che sta cominciando a caricare anche clip di vario tipo, no? Non solo inerenti al Cerbero, ma connesse a... Bravi. E c'è la versione integrale di quello che avete visto ieri. Cioè ci sono delle scene, credo, extra.
almeno ditemi se avete visto un pezzo, lo skippiamo, perché no, qua no, già la parte centrale è uguale, però l'inizio e la fine, l'inizio sono e la fine nominava, sì, l'abbiamo messa nell'intro. Simo, guarda, se metti intro alternative, lo facciamo rivedere, tanto è velocissimo. Metti cazzatine post. Va. Ma che cazzo me ne frega a me del Cerbero? Ma che cazzo me ne frega a me del Cerbero? Porco Dio! Ah, regà, non li conosco, non so chi sono, ma avete rotto il cazzo! Porco Dio, ancora che state a parlare con... Va! Vieni qua, amore! Esatto, era questo. Voi mi sa che vi siete persi sto pezzo. Andiamo, va. Andiamo alla Bangla Road, va. Ci ha messo rotto il cazzo. Guarda se gli devo meno a qualcuno stasera, eh. Guarda che sei. Quindi lui era già partito con sto mood ancora prima che succedessero tutte le cose. Lui era già partito, glielo diceva, cioè, guarda che stasera devo menare qualcuno. A parte a chi devi menare? Ma io te meni da solo, te meni. No, raga, ma come zero sub. Ma siamo impazziti. Sì, anche ieri l'abbiamo notato. Ma ancora una piada di pizza, la gente si diverte solo quando piace le pizze, quindi mo fallo un attimino. Vabbè, ma greve zero sub. Fallo carburatici, no? Ma pure dopo le pizze era zero sub. Ah, sì? Greve, sì, ah, Pavel, sì. Ma che me compini? Ma compini? Greve sta roba. Cioè, veramente qualcuno si sta svegliando in questo mondo. È grave sta cosa. Oddio. Oh no. Eh? Oh no. Guarda se vedevo menà stasera a qualcuno, eh? Porco Dio. Twitch cosa? Cioè, ma pure se non capisci quello che dice, una persona che ti passa accanto e dice sta cosa. Ma sì, ma infatti, come l'abbiamo detto prima al Gabrone, che è andato da quei tizi a urlargli in faccia, ma sì, che cazzo fai? Ma poi si va in giro, dice, guarda dove menà qualcuno, inconsapevole del fatto che non è nella possibilità di menare a nessuno, no, ha provato a scegliere il bersaglio più debole, gli è capito sotto sì, dire, sì, e ci ha piato le sveglie. Cioè, ma lì, non è che è andato a piattare Tong Po, capito? Ha fatto, ah, oh, io contro di te, mettiamo se le corde sulle mani, i vetri, la resina. No, ha beccato una ragazza che è stata a caso con un volantino e ci ha piato una scanizza. Ha sgarato in faccia, ci ha fatto sangue in faccia. Sì, sì, ma infatti io per quello hanno ho detto, fatto sanguinare. Guardiamo sta parte perché è importante, perché... è l'incipit, dove lui già parte volendo alzare il tiro per alzare, evidentemente, nella sua ottica, quelle sub lì. Ah, sì, sì. Capite? Quelle zero. Eh no, è importante, perché gli ha detto pure è proprio la premessa sua. Gli ha detto pure bene che se giravano pure col Gab, che non gli hanno menato, gli ha detto pure bene, sì, che si metti insieme, sì, esatto, rischiano davvero che se svegliavano senza i reni. Poi, vabbè, sorvoliamo la chat. Sorvoliamo la chat perché è una cosa abominevole. È peggio di Paoletto Spartano la sua o no? Porco, guarda stasera che se devo menare qualcuno su Twitch, su, scusate, su Kick, porco Dio, eh? Oh, porco Dio, cioè, ma vi rendete conto, raga? Ma sta proprio fuori caccuso. Porca madosca. Fa salire, no, no. Guardate, devo menare qualcuno. Rubio, che devo menare qualcuno con questo poraccio che sta lì a lavorare. Oddio. Eh? Oh, porco Dio, come va? Tutto a posto, allora, eh? Lì, porco Dio. Però pavido pure nelle urla, no? Sì, sì. Perché, scappa, capito, perché dice tanto non capiscono quello che dicono, gli faccio il pollice, così pa chat ho fatto capito la cosa. Però quello dice, oh, che gli potresti dire pure, oh, ma bello! Esatto. Invece gli ha detto, te vero, stronzo! Esatto. Grande, oh, a figlio di puttana! Sì, cioè, sì, capito, eh? Madonna santa. Pavido pure. Da dove vengo? Non lo vedi da dove vengo. Sì, ma il tizio ha comunque fatto buon viso. Ma cioè, sì, ha fatto il pollice, sì. Sì, ma però poi c'è una paraculata. Ma il tizio aveva già percepito fin dall'inizio l'aggressività. Certo. Che non è dire ciao bello. È proprio dire, cioè, pure se fai oh. Però, cioè, come sì, l'ha detto. Dalla faccia. Dalla faccia. Come lo dici, dal assolutamente tono. Sì. Vita lì. Non lo vedi? Da dove vengo? No, sì. Oh no? No.
Basta, fa tutto questo perché nella sua testa è convinto che nessuno lo sente. Va a Napoli e ripeti le stesse parole. Oppure sì, ma pure qua sulla via nostra, sai, te fanno come Zodiac. Te fanno, te fanno in tutti i sensi. Oh, guarda se gli devo menare a qualcuno stasera. Ancora! Proprio fissato! Non sta bene. No, è un altro... Papà! Che verso è? Papà! Stasera mi hanno fatto incazzarsi, cazzo, delle Lady Boy. Are you Lady Boy? Perché manco i Lady Boy o sono un culo, hanno capito? E quindi... No. Sta tutto rosiato perché lui voleva provare con Lady Boy e non lo vogliono. Dai, nessuno lo vuole. Sta ragazza, cioè. Guarda, andiamo a far segno. Cioè, capito? Far segno quello là così. Capito. Stavo sta per fare. Cioè, che t'attacchi alla faccia di una. Sta per guarda Lady Boy. Sono del Lady Boy. Are you Lady Boy? No. Lady Boy? No. Already. No? Addirittura scappare. Cioè, Madonna, siamo alla follia, sì. Ma immagina a trovartelo, che... Cioè, capito? No, ma io dico, come... immagina veramente in Italia una cosa del genere. Ti inquieta. Che è tipo la quarta ragazza che fa scappare in diretta. Sì, cioè, sì. Proprio... Che trovano un pretesto per darsi proprio, capito, alla fuga. Ma Strubalini, ma mi potete pagare una trasferta in Thailandia? Se sì. Faccio sto conto e mi nascondo dentro una di quei bancarelle, su una di queste stesse qua. Vestito da donna. Questi. Oppure mi vesto da donna e mi trucco, tipo da Lady Boy, come passa questi, porco te, tiro una clothesline from hell, porca troia. Ma vai, vai indietro. Gli faccio far giro due volte. Ma fino a quando stanno in Thailandia questi? Ma che ne so, ma sbrigate, no, vogliamo andare a fare una ronda? Vabbè, ma andiamo Dave. Me trucco da Lady Boy. Andiamo Dave e Marcello. Vabbè, io voglio andare io con Marcello. Farebbe ridere Dave e Marcello, tipo nemici amici, capito? Ma sì, ma penso che sia tanto a far culo a questi se troveremo un punto di incontro. Sì, vabbè, nel viaggio te, amici. Nel viaggio aveva Fanberta, tu in Bulbazar. Esatto. Siamo noi, non vediamo. Ora noi vediamo solo la reazione della ragazza, ma proviamo a immaginare quello che vede lei. E perché ha sta reazione? Cosa si è ritrovata davanti? Sì, cioè, sì. Un uomo, no? Viscido che emana un'energia che le ha fatto scattare il meccanismo di fuga, sì, di sopravvivenza. Non è scontato dare una reazione di schifo al prossimo, significa proprio che ce l'hai dentro. No, ma poi cioè, soprattutto di fuga. It's not normal. It's not normal. Di fuga all'interno di un centro pieno di persone. Sì, tra l'altro, capito? Pieno di luci, di persone, scappi. Al sicuro, cioè, in teoria. Significa proprio che l'ha messa in allerta istantaneamente, perché sai, dici di notte, non c'è nessuno, magari anche uno con le migliori intenzioni ti può spaventare. Sì, beh, magari così, però magari lo guardi in faccia, vedi una brava persona, cioè, lo capisci immediatamente, no? O magari c'hai l'istinto, io devo scappare, perché proprio è zero beneficio del dubbio. E là ti devi affidare al tuo istinto che... Come posso dire? Puoi leggere mille cose già da mezzo secondo se uno ti approccia e ha delle intenzioni palesi. Lo capisci, glielo leggi. Infatti Pennywise dice: guardate che in Thailandia tutte queste stronzate, questi preconcetti che ci inculcano, in Italia non ci sono. A maggior ragione, allora pensate, il livello di tolleranza è così basso. Vabbè, e comunque clown, cioè così alto. Pennywise da dove la sa sta cosa? In clown, mai uscito, porco da un libro. Dalla stanza, dalla sedia, dai fogne. No, Pennywise era mai uscito dai libri di Stephen King, penso. No, però ma che cazzo, cioè, ne sai? No, ma poi dico, è peggio, è un aggravante. Cioè, se hanno il livello di sopportazione così alto, è drammatica come cosa, no? Cioè, significa proprio che è panico. Comunque è stato un bel brividino dire a qualcun altro che non è mai uscito di casa, sì, cioè trovarmi dall'altra parte, sì, perché poi noi stiamo in acquario e lui sta nella fogna, c'è sta pure, esatto, altra cosa. Tipo, bello Stephen King. Already. No? Ah, Lady Boy, no, scappa, mo ti chiedo il cielo, porco Dio, gli spacco l'iPhone 11 in testa a questa. Solo perché è scappata, capito? Beh, giustamente. Vabbè, sì, questa è una frustrazione. Sei pronta per questa sera o no? O no? Ok. Sei pronta? Sì. Intrattenimento puro proprio. Semina negatività. Madonna mia. Ovunque va, è tipo appestato. Ovunque va, ti rovina la giornata. È un dissennatore. Sì, è un dinnessatore. Ditemi voi poi, ragazzi, quando arriva il punto che avete visto. Sì, sì, ancora no. Io non lo so. Ancora no.
Ma la ragazza ha fermato dei passanti più avanti che sta tipo hai visto? Guarda, va un attimo indietro. Guarda. Comunque guardate, è quello che diceva Simone. Cioè, qua c'è quasi un POV sei la ragazza. Sì. Ti ritrovi questa, no? La ragazza guarda, sta avvertendo i guarda, passanti. È corsa in avanti, guarda, parla con quella gente. Metti, stasera, vedi che si è fermata, si gira verso di loro. Magari sta, magari li conosceva, però... Si è pure guardato indietro, magari per controllare se lui stava ancora a seguire. Guarda, ma che cazzo è? Guarda, 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 guarda che roba. Sì, ma che è un condor, è guarda. Un molestatore. Guarda, cioè, guarda. Ma... No, ma io lo dico, è ma un molestatore. Paura. È un molestatore. Guarda che faccia, sembra un condor. Un molestatore. Guarda che cazzo. Mamma mia. No, vabbè, raga. Vabbè. Azzi, ma infatti non l'ho visto io poi questo video, non l'avevo visto fino a qua, ma è ovvio. Cioè, ma che ti aspetti? Cioè, capito? È come, non lo so, se andai in giro... Te trovi uno poi con sta uno... faccia, capito? Con quell'espressione sì. Con qua... Cazzo, è veramente uscito da romanzo di Stephen King. Poi ha detto il classico suo verso quando si ingrifa, perché lui c'ha tutti i versi comunicativi, è come un gibbone. C'ha dei versi comunicativi, no? È come animali, no? Che tu capisci come si sentono da certi versetti dei segnali. Farebbe ridere, è vero. C'ha grazie, dei limiti cervo. Importantissimi. Il condor... Hai capito il condor? No, vabbè, raga. Ecco, ecco. Ma che prova! Ma sì! Ciao, un minimo d'allegria. No, tu con lo saluto fascista. Si copre. Streaming. Non vuole essere ripresa. Vedi che andrà. Oh, hello, hello! Questa... Bimbi la best! Eccolo! It's all the best, the best! Yeah, the best, best eh? Okay. Yeah. Mamma che fregna, regà! Detto? Mamma che fregna, regà! Sta ingrifato, perso, l'ho detto! E se te fa un nodo! Mamma che fregna, regà! Vai? Vai! No, ma va, regà! No, porco Dio, che macello! Ma non può capire che una volta becca, tipo, fa tipo... Fa da una, tocca una, se gira è scena Basler, porco due. Gli fa castrazione chimica, gli fa. Porca puttana, a mano. Quanto godrei io. Beccala una donna pericolosa. Ronda Rousey. La bambina. Fate dei bravi, là. Oh no. Andiamo, va. Wow, wow. Ma magari no. Porco Dio, un massaggio non Lady Boy. Oh no, raga. Oh no. Ma che frase! Mamma mia, un massaggio nel Lady Boy. Oh no, raga. Oh no, raga. Ma sa che noi abbiamo visto da ecco, qua. Ecco, da qua. Questo da qua, il primo da qua. Oh no, raga, che abbiamo sentito. Sì, da okay. Qua a parte. Però possiamo rivederla, secondo me, quella no, parte. Vabbè, no, no, no. Quella dell'attaccata. Sta parte la fine. Visto? No, manda prima. Che è sta roba qua? Vai. Prova. No, no. Sì, sì, sì. No. Ma com'è possibile? L'ho stoppato in un punto a caso e ho rimesso play a caso. Ne ho 3000. Allora, da qua. Ma chi è che ha spaccato la faccia? È attacco. Eh sì, no, il Lady Boy. Lui poi dice: ma dato un'unghiata. Poi lui dice: le unghie, sì. Quando ha tirato quella per i capelli, non si è visto che è successo. Vabbè, però c'era tutto sangue in faccia. Comunque, ce l'ha avuto per un po' di tempo. Si sentiva una colluttazione. No, ma prima ce n'ha di più. Se vuoi vedere, metti prima. No, vabbè, non voglio. È andato pure. No, è per fatte capire. Ha fermato pure gente col sangue in faccia senza rendersi conto e la gente si spaventava. Ti arriva uno col sangue in faccia. Parliamo lebroso, capito? Già la faccia del lampo. Ma sta preso proprio i Già sta tutto consumato. Ha preso proprio le botte. Ma da una Lady Boy, quindi. Ma sì. Quella della clip di prima. Solo lei l'ha colpito. Un attimo, pausa. Cioè, ora gli ha tirato lui. È questo qua. Ma che cazzo me ne frega? Lady Bot. Là è stato sgraffiato un faro. No, però, cioè, sembrava, non lo so, pistato da 10 persone. Invece no. No, è una manata, un'unghiata in faccia. A tutte quante stasera. Ma in realtà lei ha appena prese. Capito proprio.
Lui ancora c'ha sto sogno, capito? No, vince il suo primo incontro. È molto poetico che lui appunto le vuole dare, le prende, capito? Cioè proprio... No, lui se le vuole, se le vuole fa, invece se lo fanno pure. Mamma mia, quella gli ho dato un montante, regà. Porco Dio, poi come si è incazzata, vola dietro di me, eh? Però stai sognando, non gli hanno nessun montante, Tizia, era illesa e te sei scappato con la faccia di sangue. Regà, è proprio riscritto la realtà. È bellissima sta cosa. La realtà, gli ha dato un con montante. Due dita da sfonnato. Ma è stupenda sta cosa, è tipo, che ne so, arrivi con l'occhio nero. Ah sì, ma che ha fatto? L'hanno menato? Dovevi vedere l'altro come sta? Sì, sì. Amore, no! Come la barzelletta del castagna, quella dei proietti. No. Oh. Questo è il flashback. Le tira i capelli. Poi lei urla. Ah, già scazzatire l'ha montato. Per far capire che ha detto una cazzata. Per far capire sta inventando tutto. Sì. Grande montante, oh, che cazzo, ammazza è tecnica. Oh. Ecco, velocissima, Eh? Sta scappando proprio. Sì, si è proprio dato. A gambe levate. Ma sta proprio bacore. Sta proprio bacore. Ma che c'ha un pitbull ai carcagna. Tranquillo. Non è che è stato aggredito, lui l'ha strattonata e lei si è difesa. Prima l'ha ripresa, lei ha detto di no, poi l'ha insultata, poi gli ha tirato i capelli e quella poi l'ha sgraffiata. Sì, lo dico per chi fosse in live e non avesse visto quella di ieri. Loro l'hanno vista nella live di ieri alle 21, quindi recuperatela, se avete la sub la potete vedere già qua, se no su YouTube. E per evitare di far vedere un contenuto già mostrato. Un'unghiata. Sì, un'unghiata. Sì. Poi capito, i soliti, capito... teste dei cazzo, non capite che questa hanno la capacità fisica di un uomo? Evidentemente Pavel no, perché sennò sarebbe finita pari, invece ha perso, lui meno di un uomo. E che te devo dire, se la volete mettere su sto piano, se vogliamo fare proprio i power scaler della situazione. I livelli di potenza di Dragon Ball, demo chiamiamo Xivions. Ve lo giuro, non riesco a capire qual è il problema vostro di questa sera. Per tuo? Quella che... Sta parlando alla chat, grazie 98. Sta parlando alla chat, ma già è problematico, ma sta ancora più problematico stasera. In che senso è il problema vostro? Cioè? Non lo so, zio, che io non leggo la per chat. Per le sub, mi sa. Spero. La normalità, non è un problema. La Lady Boy. Regà, ok, non ci siamo capiti. Buonanotte a tutti. Me vado a divertire. Come è tornato Adolf? No, non dico, non quello, quello della nostra chat. Questo è il content. Che cazzo vedevo di, cioè, non... Pausa. La chat stava a cagare sotto perché ci stanno le espie del Cerbero. Una ha scritto. Ma che fordì? Nella sua chat. Ma che vuol dire? Lui si sta lamentando anche che non c'è interazione, stava fissando il vuoto che nessuno scrive in chat, quindi mo sta a fare l'offeso e sta di vabbè ragazzi, siamo capiti, sta a chiudere la live, perché c'è poca gente in chat, non c'è nessuno. E quindi uno ha scritto, la chat sta a cagare sotto perché ci stanno le spie del Cerbero. Certo, non vogliono comparire. Che ma non è vero, se non c'è nessuno. Ma poi su tutti i commenti... C'hanno paura degli utenti anonimi. Ma poi su Kick, tipo, cioè, c'è gente che si chiama Cerbero Podcast, sì, Real, sì. Dudubi, cioè, sono tutti nick non verificati. Uno si potrebbe chiamare pure Anna Zafesova, Michele Boldrin. Ma poi non è che Adolf. Cioè, ma poi non è che noi andiamo là con i commenti, mandiamo la postale. Ma sì, cioè. Ma non è che poi mandiamo le spie. Cioè, il discorso, la gente si pensa, quando noi reactiamo a qualcosa, subito dopo che succede, perché noi paghiamo della gente che sta in tutte le chat a controllare. No, semplicemente succedono e ce li mandano. Non è che ci abbiamo... Lo facciamo? Sì, ma non per ste cazzate. Ma chi è? Chi sono quelli che teniamo sotto controllo? Sono proprio quelli che non si può, che non si può dire e che non si potrà vedere niente da qua a un anno. Adeva, mi dispiace dirtelo, ma noi in realtà spendiamo il 10% di tutto l'utile annuale della Sdrubalini in spionaggio. In spionaggio. Ah, sì. Madonna. Cioè su ogni canale Twitch ci sono 10 schiavi. È inutile 10 su ogni canale, lo dico da uno per canale. No, perché qualsiasi ora del giorno. Ah, ok, quindi vabbè, si dividono l'orario. Io l'ho detto fin dall'inizio che metterne 10 per canale era uno spreco di personale. Ah, si ok, poteva... non so pazzo no, io. No, si capito, poteva mettere. Ogni volta dobbiamo ritornare su sta storia. Però quando quella volta il nono era andato a dormire prima, il decimo è subentrato e ci ha fatto
Vabbè. Quella registrazione lì. Vabbè, poi quando diventa Rospo, maggiorenni possiamo alzare la paga, mettiamola così. No, cioè, da dire che comunque fanno fattura, quindi tutta roba che levi dall'imponibile, certo, a fine, certo, anno. Certo, certo. Non mi riesco a capire. Bella, bro, comunque, ma che cazzo me ne frega a me del Cerbero? Porco Dio! Ah, e risponde a questo. È assurdo. Ecco perché ecco dove era quella parte. Cioè. No, okay, tra l'altro, io okay, quando ho visto sta mini clip che ho messo pure nell'intro, ho detto, parte fa ride, ma è proprio carica di sentimento. Sì, sì, sì. Cioè, perché c'è qualcosa dopo è la frustrazione accumulata, esatto, che trova sia dopo le botte. A lui non gliene frega niente, però esatto, se no ti siamo bannati, sì, senza aver fatto. No, ma sì, infatti dicevo, ma da cosa è stata giustificata questa rabbia? Perché non era solo meme, no? C'era qualcos'altro. E quindi, vabbè, ovviamente il conflitto a fuoco, no, le botte prese, e anche questo stress dovuto a stoffa, nella sua ottica, no? Un contenuto enorme, zero sub, cazzo, non ho riscontro, me sfogo sulla prima cosa che leggo, no? Ma c'è un ragazzo in chat, ha fatto una domanda interessante, io la giro a tutti voi, visto che non l'avete letta, e ognuno di voi mi darà una risposta. Chiede molto semplicemente, ma voi vi sentite migliori? Sì. Simone? Non ragiono così. In che senso? Devo iniziare tutto un discorso. No, beh, domanda, cioè, pistola tempia sì o no? Sì. Ok, tu? Sì. No. Ammotiva, argomenta, vedi lui? Molto migliore. Ah, ok. Io no, perché al momento mi vedo grasso, ma non appena perdo questi 5 chiletti, molto migliore. E che c'entra con le azioni, però? No, nel senso, perché io così mi degrado quando mi vedo un po' ingrassato. Cioè, peggio ingrassare che molestare? Cioè, quindi questi 5 kg ti trascinano al suo livello, anzi solo al di sotto. Sì, sì, la mia percezione, esatto, sì, addirittura mi sento WhatsApp peggio dei Paoletto. Che è successo? Che è successo qui? Che è successo? Chi è? Palle chi uomo. È? Chi è? Che è successo? Che è? Interrompiamo la trasmissione. Capito, ma che te devo dire, palle uomo, non ma posso interrompere così, ma... Sì, per solito video degli uccelli, no, perché abbiamo interrotto il Cerbero, però... Ma che cazzo me ne frega a me, palle uomo, ma che cazzo me ne frega a me. Posso, ma è una curiosità, ma giuro, non ho capito nulla, zi, ma non dai, magari capisco io, che cazzo, ormai, cioè... no, ma che cazzo me ne frega a me del Cerbero. Porco Dio! Ah, regà, non li conosco, non so chi sono, ma avete rotto il cazzo! Porco Dio, ancora che state a parlare con... Fa un attimo pausa. Cioè, notate anche lo switch di gimmick, perché prima cercano di mantenere il sorrisetto, ma diventa tutto rosso. Guardate come la rabbia prende il sopravvento e si impossessa di lui da presumibilmente zero, ma non è un vero zero perché era dentro, solo latente, sì. Manda un po' indietro da poco prima che sbrocca, no? Che dice, vabbè raga, dai, se siamo capiti, e fa tutto il sorrisetto gimmick, poi gli basta quella goccia e trabocca il vaso. Potrebbe anche essere il riflesso di un neon vicino, magari una luce, io voglio fare l'avvocato del diavolo, tipo Mario Babaco. Ma però, cioè, a parte il colorito, proprio il cambio di espressione proprio, sì, totale, manda Rage un po' mode prima. Ma si capisce da qua. Qua vedi, qua sta ancora a fa finta, guarda, va tutto bene. Guarda. Cioè, ma nel giro di pochissimo, cioè. Fai play, fa proprio play, cioè proprio è assurdo. È un cambio repentino. Ma guarda, lui c'ha sta cosa da parte sotto, come si chiama quando davanti... Smascella. No, è smandiboli. Bruxismo, forse? Ah, così proprio. Più inglese. No, io non riesco a capire. Ora che state a parlare. Gente che parla di lui. Parlano okay, di lui. Bene, ma qual è? Oddio, uno che sta a puntare un neon verde. Oddio, raga, mi sto sentendo male. Si sta trasformando in Hulk. Possiamo dire oggi top live? Sì, raga, mi sto sentendo male, raga.
No, mi fai vedere la vera trasformazione senza montaggio. Tanto è la vera trasformazione. C'è sta chi di chi far circo. Noi abbiamo fatto sono due persone diverse. una transformation totale. Poi sotto. Cioè, forse è qui che si volta sta maturando la. Devo fare un 0,25 goliardico quando arriva noi. A Lady Boy. Ah, vedi qua ancora gimmick. Regà, ok, non ci siamo capiti. Fra un po', fra un po', eh. Me vado a divertire. Questo è il content. Che cazzo vedevo di? Cioè, non. La ride. Legge. Non mi riesco a capire. Ma che cazzo me ne frega a me del Cerbero! Oh, incazzatissimo! Porco Dio! Più lento! Non li conosco, non so chi sono! Ma avete rotto il cazzo! Aspetta, manca solo un tocco, manca l'ultimo tocco, raga. Scusate, poi abbiamo il capolavoro. Oggi in realtà è una live sul cinema. Pov, sei l'arbitro e hai negato un rigore a Cambiasso. Cioè, questo è proprio lui. No, raga. Che ci vuoi mettere? Che io... Ah, sì. È una cifra, quella faccia che fa leva 0-1 quando perde il controllo. Allora, questa forse. Sì. Ma che è? Io ci avrei messo lacrimosa sotto, secondo me ci sta benissimo. Chi conosce la scena? Cazzo. Oddio santo, raga. Mettere lacrimosa, per favore. Un po' lacrimosa. Ma sì, dai, giochiamoci Mozart. Un po' con sta clip. Sì, tanto pure sulla live del Gabrone abbiamo parlato più di cinema. Da quando inizia, però, se è possibile? Cioè, lui quando... Normale, però? O lento? Lento. Dalla trasformazione, però... no? Sì. Però secondo me 0,50, sì. Da prima che si assomma, cosa fermo, fai pausa un attimo per favore. Allora, no, questa l'intro è quando legge la chat, no, che sta capendo. E poi quando parte, no, il momento in cui sale è quando legge Cerbero. Sì, vediamo se corrisponderà. Leva il volume. Guardalo! Me ne frega a me del Cerbero! Porco Dio! A regà, non li conosco, non so chi sono. Parla di noi.
cazzo, regà! Parla di noi meglio! Ciao! Bella a tutti! Ve voglio bene, parlate! Dovete parlare ancora di più! Io non vi conosco! Non lo so chi siete! Ciao! Registrando, aspetta, dove cazzo sono nascosti? Tutti al bagno.